Nome, cognome, età e professione. Matteo Gozzoli, 29 anni, giornalista pubblicista, lavoro nel mondo della comunicazione. Roberto Casali, 71 anni, pensionato. Perché un elettore la dovrebbe votare? Perché in questi anni le amministrazioni comunali sono cambiate, come è cambiato il mondo attorno. Io credo che Cesenatico abbia bisogno di una forte innovazione dal punto di vista della struttura comunale, ma anche delle scelte politiche che verranno fatte, io penso di poterle interpretare. Perché ho esperienza di gestione della pubblica amministrazione, perché ho dimostrato di essere rigoroso sotto il profilo morale. Cosa la distingue dal suo competitor? Ma io ho puntato forte su alcuni temi, per quanto riguarda i fondi europei in particolare ci credo tanto, perché credo che il nostro comune abbia bisogno di investire molto in quel tema lì, anche sull'ambiente, è un altro tema molto importante per il comune nazionale. Così fatica a stare. L'età prima di tutto, una maggiore autonomia dai partiti. Un pregio e un difetto del suo competitor? Un pregio sicuramente è che è una persona molto pacata e molto preparata. Un difetto che è della Fiorentina. È un ragazzo molto gentile e preparato. Difetti non ne trovo. Le tre proposte principali del suo programma? Istituire un ufficio di programmazione europea intercomunale insieme agli altri comuni dell'Unione Rubicone Mare. E sviluppare un nuovo tipo di marketing turistico e facilitare le ristrutturazioni delle strutture ricettive e poi riqualificare una serie di quartieri di Cesenatico, partendo anche dalle demolizioni di molte colonie abbandonate, soprattutto in alcuni quartieri turistici. Riorganizzazione dell'apparato pubblico per renderlo più funzionale ed efficace. Installazione di un sistema di videosorveglianza esteso su tutto il territorio, integrato fra pubblico e privato, con un'unica centrale operativa. Creazione di un pronto soccorso sociale. Tassa di soggiorno, sì o no? Ma io credo che in questo momento sia difficile dire un sì o un no in maniera semplice. Credo che prima bisogna cercare di capire qual è il reale stato del nostro bilancio comunale, una volta capite quali sono le reale stato del nostro bilancio, poi si cercheranno le migliori soluzioni per cercare di dare risposta alla nostra città. Non si può rispondere in maniera così diretta e secca a una risposta del genere. Prima bisogna verificare ed effettuare tutti i tagli e risparmi immaginabili e possibili, poi, tenendo conto delle esigenze e delle valutazioni degli operatori del settore, valutare anche questa possibilità. Qual è la battaglia politica che il PD poteva giocarsi meglio in questi anni di opposizione? Ma io credo che una delle battaglie sulle quali ci siamo un po' addormentati è stato legato al tema dell'accordo di programma ex NUIT, che abbiamo ripreso successivamente, ma sul quale potevamo fare molto di più, in particolare sia sul tema delle fideiussioni ma anche sul tema dell'ex colonia Prealpi, che attualmente rischia di perdere il finanziamento regionale. Non saprei dire, non credo che ci sia stato un momento specifico in cui il PD potesse ottenere di più. Chi preferirebbe come avversario alle elezioni, Buda o Paperini? Buda. Perché? Perché è chiaro che è una sfida tra me e lui, che darebbe la possibilità di avere un confronto più classico rispetto a quello tra me e Paperini, che porterebbe molto elettorato di centrodestra sicuramente a schierarsi in via diciamo preventiva contro il Partito Democratico per partito preso, al di là delle idee. Paperini. Perché? Perché sono più chiare e le sue posizioni è probabilmente più facile individuarne i limiti. Una possibile alleanza del PD in campagna elettorale? Ma io credo che per costruire le alleanze in vista della campagna elettorale si debba gioco forza a partire da quelle che sono state le dinamiche anche in Consiglio Comunale, per cui io guardo a chi ha fatto opposizione insieme al Partito Democratico e ovviamente all'esclusione del Movimento 5 Stelle
l'altra forza in città organizzata che ha anche esperienza di governo è ovviamente il Partito Repubblicano e ovviamente anche altre liste civiche che possono rappresentare altre aree di sinistra o anche di centro che il PD non è in grado di rappresentare da solo. Ma quelle naturali, diciamo con l'ambito in un senso esteso delle forze di sinistra o anche forze tradizionalmente centriste come repubblicani e socialisti.